ciao ragazze, top. Avete visto, sono sul giubbotto da Nike, è bellissimo. Dopo mi faccio inquadrare da mio marito così vedete interamente, ma fa freddissimo. Prima di entrare qua avevo su anche il cappuccio allacciata fino a su e è stupendo. E fa freddo e siamo tutti e tre l'estate lunga, io, mia mamma e Davide. Mia mamma, Davide, io. Quindi a quest'ora, poi che sono quasi le 7, che ore sono, amore? 7:10, quindi ovviamente verrà a nevicare, ragazzi. Ragazzi, guardate qua l'atmosfera del Natale. Sta girando la ruota panoramica, ci sono solamente due persone, mi pare. Io però il senso di leggerezza, c'ho già il vuoto nello stomaco, però ragazzi. Ma promesso che prima che finisce ci andiamo. Guardate che bella che è. Ora guardate la vipissima. Però mi ha promesso. Aspetta, vai. Mi ha promesso che prima che finisce, che smantellano tutto, mi ci porta. Siamo arrivati da Happy Casa, che tra l'altro questa Happy Casa non è il solito dove andavamo. Nella strada ho visto un negozio di cinesi bellissimo, altri negozi pucciosi e mi è caduto l'occhio su un albero rosa e niente, mi ha fatto molto bene, non come quello che avevo io prima, che tra l'altro era in collaborazione con New Chic e mi è arrivato gratis. Guardate mio marito che sta vloggando anche lui, sta massando anche lui, vabbè, delirante. Comunque entriamo e nulla. Negozio di cinesi che si chiama Unique, cioè, no, ma guardate che bello quest'albero. Rosa innevato. No, vabbè, ma è bellissimo. Allora, costa. Questo cosa sarà? 2,10? 139? Questi sono i prezzi, insomma, ma che bello! Mamma, che meraviglia! Ma che bello! Innevato pure! Meraviglioso! Allora, ragazzi, stiamo facendo un attimo un salto alla Coop e comunque mio marito in questo nuovo negozio, che tra l'altro abbiamo tipo visto una nuova zona, Bucinasco, che c'è vicino. Vabbè, nuova, nuova, perché io la conoscevo. Io non l'avevo mai visto quei posti lì, non li avevo mai visti. Abbiamo trovato un Happy Casa bellissimo e sto sistemando lo specchietto. E praticamente questo negozio di cinesi bellissimo che si chiama Unique, molto bello, mi ha fatto dei regali, cioè, adoro, di Natale, che però userò prima, ovviamente poi li vedrete, però quelli sono regali di Natale. Cioè, ma o non ho il marito più bravo del mondo, cioè da risposare altre mille volte, uno ogni giorno lo sposerei nuovamente. Lo sai, amore? Grazie, amore. Comunque, guarda quanto è bello mio marito. Che bello. E adesso andiamo alla Conad perché una ragazza su Instagram mi ha segnalato che c'è questa specie di torta a boccino d'oro di Harry Potter con la crema, il cioccolato bianco, non ho ben capito, e solo la Coop lo vendono, a toccare l'ha trovato e niente, stiamo andando a vedere se troviamo anche noi il boccino d'oro di Harry Potter da mangiare a Natale, quindi sarebbe proprio una vera e propria chicca. Andiamo giusto per quello e magari il pane, adesso vedo, penso, vabbè. Comunque per quello andiamo e poi una volta a casa vi devo fare delle cosucce che ho preso, delle scarpe bellissime che ho preso su Zalando un po' di tempo fa, ovviamente ho approfittato sempre del Black Friday, o forse le ho prese prima, comunque erano in sconto, quindi c'è, cioè, top. E le devo far vedere e poi faccio vedere che ho trovato il puntale e, insomma, comunque dopo a casa vi aggiorno. Allora ragazzi, siamo
il giorno dopo, quindi poi non ho più vloggato. Allora ragazzi, siamo al Carrefour da Stago, Milano Fiori, perché è arrivata l'email che è arrivato il regalo che mi ha fatto mio marito per Natale, che so da ritirare, l'aveva già pagato, ho fatto l'acquisto online e lo ritiriamo presso questo negozio. Sono le cose della Ferragni. So già che è della Ferragni, ma non ho idea di che cosa mi abbia scelto, perché mi ha fatto la sorpresa. Quindi sono you happy. E niente, entriamo di là, vi faccio vedere che bel pupazzo che c'è, molto bello con le luci, ma che bello, c'è tipo, è tanto che non venivamo qua, ci siamo venuti per cosa? Siamo venuti per una cosa, poi non ci siamo più venuti, oggi fa veramente freddo ragazzi. La Ferragni, se non sbaglio. No. Sì, la palette. Allora, si pensa Lodi. E qua cosa siamo venuti a fare? Ma non lo so, eravamo venuti per un qualcosa. Forse per la spesa. Non lo so, forse, sì, è vero, sì, per la spesa. E nulla, vi faccio vedere che è bello questo pupazzo, guardate. C'è una meraviglia. Sotto c'è una bambina che sta facendo la foto, quindi non è un quadro, anche se non si vede in faccia, eh. Ecco, guardate che bello. Guarda via la bambina, è stupendo. È stupendo. Voglio fare anche io la foto, amore. Che meraviglia è, no, io lo vorrei come dopo in casa. Lo sapevo. Ma che bello! Di merda. Bello. Guardate mio marito che bello che è, guardate cosa mi ha preso, io non so cosa c'è dentro perché è tutto sigillato, no vabbè, questo e questo. Quelli erano da ritirare, li aveva già, scusate. Lui li aveva già comprati online perché il negozio Blue Spirit non vende fisicamente, sul sito della Ferragni era tutto sold out, allora qualcuno gli ha suggerito che sul sito Blue Spirit vendevano le cose da Ferragni e lui mi ha scelto le cose, non so cosa mi abbia preso e sono venuta a ritirarle e nulla. Ah, ho scoperto un negozio che si chiama D-Mail, che c'era il 3x2 su tutto, no vabbè, me lo consiglio. Ah, su qua c'è il risparmio casa che devo prendere, lo smacchia tutto e cerco le scatole, vi porto con me. Casa ragazzi, sì, sono tornati qua perché ieri ho visto delle palline e mi sono pentita di non averle prese, tra l'altro erano super scontate, adesso le prendiamo ragazzi. 37.01. Bene ragazzi, siamo tornati a casa, mi sono messa il pigiamino, questo qua è bellissimo, mamma mia quanto è bello, questo qua di topolina mini natalizia e nulla, sì, lì ho le cose, un po' della collaborazione, un po' da piegare, ma ho organizzato tutto perché fra poco devo fare il villaggio, quindi mi serve lo spazio, vi faccio vedere che bello l'albero, adesso non è acceso.
Comunque vi volevo... Cosa ho messo là? Ho il fiatone perché praticamente Yumi abbiamo aperto la porta e corso sulle scale così. E allora gli abbiamo lavato le zampette. Gli ho lavato le zampette, sia quelle dietro che quelle davanti. Un po' la coda, l'ho asciugata. E quindi non ha soffiato, non ha graffiato, è stata molto brava. Però è bene lavarla, insomma... Sulle scale sì, sono molto pulite perché qua veramente lavano ogni giorno, anche il sabato. Abbiamo un custode che è bravissimo e proprio c'è, cioè, lascia lucido il profumo di pulito, disinfettato. Però, cioè, va pulita. Mi sa che devo tenere in casa le salviette per gli animali. Però non esce mai. Stavolta si è imbucata nella porta e è uscita. Ed avrei... la rincorsa e l'è andata a prendere e quindi l'abbiamo lavata e poi l'abbiamo asciugata, ovviamente non col phon, con asciugamano, perché non è che era bagnatissima. Le zampette sì, ma quelle fanno in tempo a asciugarsi, comunque l'ho avvolta nell'asciugamano e nulla. Sapete che i gatti sono resti a essere lavati, però devo dire che quando la lavo sì, è un po' titubante, ma perché ovviamente ha paura, però almeno così impara che non deve andare a fare queste sciocchezze, così magari collega le due cose e nulla. Ovviamente non l'abbiamo sgridata, abbiamo detto no, non si va sulle scale e quindi abbiamo associato questa cosa a lavargli le zampettine, ma l'abbiamo fatto in modo veramente molto delicato. L'ho fatto io, Davide l'ha tenuta in braccio, io gli ho dato prima le zampette dietro, le ho insaponate, le ho sciacquate bene bene, poi gli ho fatto le zampine davanti, la coda e basta. E nulla ragazzi, io spero che questo vlogmas vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Io sono molto contenta dei regali fantastici mio marito, anche se ancora non so, non mi ha fatto vedere. Adesso mi farei pacchetti, così in modo che io non vado a sbirciare. Quindi 5 cose mi ha preso, non ho la minima idea di che cosa, quindi sono molto contenta della collezione dei gioielli della Ferragni. E niente ragazzi, io vi saluto perché devo montare sia questo vlogmas che il mukbangmas di mio marito. E se riesco vi faccio una live, sennò domani sicuramente faccio la live. Io adoro ragazzi. Ah, ho in serbo una sorpresa per voi e rimarrete stupiti. Quest'anno ve l'avevo detto che facevo colpi di scena, sarà un Natale pazzesco e quindi non il solito, non dico altro, vedrete vlogmas facendo. Un bacione e ci vediamo alla prossima, ciao!